Buongiorno a tutti, siamo in diretta dalla redazione di Approdo Calabria. Naturalmente con me questa sera, quest'oggi abbiamo il primario dell'ospedale di Polistena della cardiologia, il dottor Enzo Amedeo. Buongiorno, buongiorno dottore Amedeo, Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. buongiorno dottore Amedeo. Poi naturalmente ci collegheremo anche col dottor Gianni Calogero in prima linea con i tamponi, appunto per avere un quadro chiaro della situazione. Che in questo momento è veramente importante capire come stanno le questioni e come affrontarle. Ecco, questo credo sia importante. Allora, io sulla vicenda dell'ospedale di Polistena, ieri sera ho scritto un pezzo e l'ho titolato in questo modo: A rischio l'attività dell'ospedale di Polistena, il reparto di anestesia e rianimazione prossimo al collasso. Lo leggo perché è giusto che la gente ne prenda atto, o meglio faccio la sintesi. Il reparto di anestesia e rianimazione di Polistena, reparto strategico e portante del presidio ospedaliero, è ormai prossimo al completo collasso a causa della indisponibilità di due dirigenti medici per motivi di salute, tra cui il referente del reparto, diciamo il primario facente funzione in questo momento, riducendo a solo sei anestesisti e rianimatori il personale medico, che con evidente calcolo matematico non possono coprire la regolare turnazione della rianimazione dotata di 12 posti letto. E l'attività delle sale operatorie di ostetricia, chirurgia generale, ortopedia, nonché le emergenze di pronto soccorso e tutte quelle intraospedaliere. Già da un anno l'azienda è stata resa edotta, lo scrivo, della grave situazione e più volte sollecitata nella ricerca di una soluzione. Nell'attesa, il servizio si è retto solo sul sacrificio dei dirigenti medici. Dottore Amedeo, è così la situazione? Lei è lì sul posto, com'è? Questa è la vera realtà. In buona sostanza, io sono a Polistena da giugno del 2018 e già da quella data si paventava la possibile chiusura di alcuni reparti, in particolare del servizio di anestesia e rianimazione. Da allora a oggi è stato fatto poco o niente, direi più niente che poco, perché addirittura alcuni medici anestesisti, rianimatori sono andati in quiescenza, però non sono stati sostituiti. Anche pur nelle difficoltà che esistono per quanto riguarda l'aspetto assistenziale, per quanto riguarda il reclutamento di nuovo personale, c'è da dire che la legge, la Costituzione prevede che debbano essere garantiti i servizi essenziali minimi. E tutti quei reparti che afferiscono al Dipartimento di Emergenza e Urgenza devono essere necessariamente premiati con l'innesto di nuove figure. Ciò non è avvenuto perché è ovvio che non si può mettere una toppa più piccola del buco, perché l'idea di poter fare venire per 6 mesi oppure con incarica a tempo determinato dei medici è un'idea a dir poco folle. Perché nessun anestesista rianimatore che lavora nel Nord Italia, pur volendo tornare in Calabria, sarebbe disposto a farlo per 6 mesi soltanto. Quindi bisognava indire i concorsi da subito. Adesso si nota un momento di risveglio, ma credo che sia anche troppo nel Nord Italia, pur volendo a tutto il resto, come si dice, sulle corna bastonate, c'è anche il problema dell'emergenza Covid, che è tornato con l'intensità addirittura superiore al passato, per cui l'affanno continua e realmente il rischio di chiusura è palpabile, è sotto gli occhi di tutti. Io ho naturalmente su questa vicenda del reparto di anestesia, la rianimazione, che abbiamo detto è centrale perché chiunque operi nell'ospedale di Polistena, se non c'è un reparto di terapia intensiva diventa un problema. Ma perché si è arrivato a tutto ciò? Perché si continua a sottovalutare? Ma perché non si è deciso? Dottore Amedeo, parliamoci chiaro, 8 mesi dalla prima pandemia, da marzo, no? Dovevano aumentare i posti in terapia intensiva, aumentano sulla carta, ma sul reale la situazione la vediamo com'è, addirittura Polistena rischia di chiudere, di non avere nemmeno i 12, poi sulla carta vogliono arrivare a 18 e ancora di più, però mancano gli anestesisti.
Ma non era secondo lei indispensabile arrivare a prendere il MES per dare un forte segnale alla sanità in Italia? Perché si è arrivato a tutto ciò? Lei ha una spiegazione, ha una giustificazione in tutto questo ragionamento politico che si è fatto, da destra, centro e sinistra, perché le responsabilità sono bipartisan in tutta questa vicenda. Ma ovviamente, io dico però che le regioni che soffrono di più in termini di pandemia Covid, dove realmente il problema è drammatico, sono per certi aspetti un pochino, lavorano un po' meglio, in quanto bene o male sono arrivati dei rinforzi, anche se il più delle volte sotto forma di volontariato. Cioè non è possibile continuare a dire ai medici che sono andati in pensione: tornate nelle corsie per darci una mano, anche perché contestualmente, ed ecco la schizofrenia, molti medici sono andati via con la quota 100, molti altri per via della crescita esponenziale del rischio clinico e reparto sono sempre pronti per andare via e non vedono l'ora di farlo. Quindi la verità è che non si può chiedere sempre le stesse cose, sempre alle stesse persone. Questo è impensabile. A parte il fatto che il lavoro nelle corsie, mi riferisco in particolare ai reparti che afferiscono al Dipartimento di Emergenza Urgenza, come la rianimazione, l'anestesia e come la stessa cardiologia e le chirurgie, sono ormai gli organici sono rappresentati prevalentemente da medici ultra settantenni che non hanno più neanche le energie per poter andare avanti come prima. Non gli mancherà sicuramente l'esperienza, ma non hanno neanche le energie. Nella fattispecie, io vorrei anche aggiungere, esprimere un giudizio fortemente positivo su quella che è l'attività svolta dal servizio di anestesia e di rianimazione. Io ho sempre trovato i colleghi disponibili a qualsiasi ora del giorno e della notte quando ho qualche difficoltà in termini di prestazioni cruente all'interno della sala di cardiostimolazione. Me li sono sempre ritrovati vicini. Io insieme a loro ho avviato il percorso della cardioversione elettrica della fibrillazione atriale, che deve essere fatta necessariamente con assistenza anestesiologica. Non si sono mai rifiutati di venire. Questo è estremamente importante, perché queste metodiche, questo arricchimento culturale porta lustro all'azienda. Quali sono le cause? Al nord, dicevo, pur anche se le difficoltà sono maggiori, quantomeno vi è una maggiore, arrivano più medici e quindi l'assistenza migliora dal punto di vista quantitativo. La regione Calabria è in ginocchio dal piano, è stata messa in ginocchio con il piano di rientro, e devo dire la verità, l'arrivo dei commissari non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente le cose. Cioè, mi piace dirlo perché sono frontale nelle cose. Questi signori non possono fare solo i commissari di polizia, devono fare anche i commissari di sanità. Bisogna stabilire delle premialità nei confronti di chi, come per esempio la referente, che io a me piace definirla la primaria perché ha le qualità per farlo e se l'è guadagnato sul campo questo merito, questi soggetti vanno premiati, non vanno invece puniti. E faccio anche riferimento ad una parte del contenuto dell'articolo che Approdo Calabria ha pubblicato di recente sul mancato svolgimento dell'articolo 22, sulla mancata approvazione di delibere già fatte. Perché viene fatto tutto questo? È forse meglio andare alla ricerca di prebende e mettersi dietro la porta di qualcuno per ottenere dei risultati? La dottoressa Liotta, il sottoscritto e tanti altri non hanno bisogno di prebende, non abbiamo bisogno di ottenere risultati personali, abbiamo bisogno di lavorare intensamente come abbiamo fatto finora e diligentemente per dare risposte concrete all'utente. Quindi l'errore, anche se c'è un errore fatto a livello nazionale, anche se c'è stata sottovalutata l'incidenza della pandemia,
non si può tornare a dire in questa seconda fase, siamo al secondo tempo, ma prevedo che ce ne sarà un terzo, che siamo ancora preparati. Allora l'esperienza del passato non è servita a niente. Io da poco ho pubblicato, mi è stato commissionato un articolo sulla Gazzetta del Sud, dove ho detto pane pane, vino vino, dove ho detto esattamente come stanno le cose a livello nazionale, a livello mondiale. C'è stato un incremento sostanziale della mortalità per malattie cardiovascolari, e mi riferisco a quello che è il mio settore scientifico. C'è stata una riduzione significativa dei ricoveri. La gente ha paura perché non ritiene degno di essere definito tale il filtro che è stato creato per evitare dei ricoveri inappropriati e per evitare il contagio. Quindi da destra a sinistra bisogna che si diano una regolata. Per affrontare le questioni serie ci vogliono gli esperti che hanno un know-how di serietà e che hanno le caratteristiche tecniche, scientifiche, intellettuali e morali per poter affrontare al meglio una situazione così grave. Non possiamo permetterci di lasciare morire la gente a casa. Abbiamo l'obbligo, il dovere morale e scientifico di curare la gente e di assisterla nel modo migliore possibile. Grazie dottore Medeo per la sua testimonianza. Io mi auguro che la commissione straordinaria, la commissione antimafia straordinaria nominata, prenda visione della situazione e agisca in maniera veloce, prima che sia troppo tardi. La sanità, lo diciamo, è il bene comune di tutti quanti noi. Vi state assumendo, chi ha responsabilità direttive, una situazione di gravità unica. Ecco, agite finché siete in tempo, finché siamo in tempo, perché riguarda anche noi. Grazie dottore Medeo, grazie per la sua testimonianza. Grazie a voi, io grazie. Rimango in linea, qualsiasi cosa vi ascolto volentieri. No, abbiamo finito, era la sua testimonianza e quello che abbiamo detto, va bene? Grazie dottore. Volevo solo aggiungere sì, un'altra cosa. Anche, prego. Dimostrare ancora una volta la scarsa sensibilità nei confronti di alcuni argomenti. Stamattina è apparso sulla stampa un articolo da me scritto perché la cardiologia UTIC di Polistena entra nella rete per lo studio dell'amiloidosi, che è una malattia rara. Bene, per poter studiare bene questa malattia è necessario avere una strumentazione idonea. Io esattamente da luglio del 2018 sono alla ricerca disperata di un ecocardiografo che non mi viene comprato. La Fondazione per il tuo cuore, che è un'associazione che ha un centro studi che è apprezzato in tutto il mondo, forse il migliore centro studi in assoluto dell'Europa, mi ha dato la possibilità di fare degli studi particolari, uno studio che si chiama Blitz AF Cancer, cioè lo studio della fibrillazione atriale nei soggetti oncologici, che avrebbe portato nelle casse dell'azienda anche un vantaggio economico, pazienti che vengono studiati e che vengono curati, tutte cose legittime che stanno attuando in tutte le cardiologie d'Italia. Bene, la tenda commissariale non ha ritenuto opportuno deliberare questo aspetto. Allora significa che siamo alla frutta. In faccia anche alla fortuna, sputiamo in faccia anche alle cose che ci vengono proposte per migliorare dal punto di vista qualitativo e per avere anche qualche vantaggio economico. Non aggiungo altro perché diventerei un fiume in piena. Non c'è più da aggiungere altro. Grazie dottore Medeo, grazie a voi. Buon lavoro. A presto. Ecco, con le parole del dottore Medeo, primario della cardiologia di Polistena, una dice lunga sull'inefficienza di chi gestisce la sanità nella nostra regione, in modo particolare nella nostra provincia. Allora, mi auguro che questa vicenda dell'ospedale di Polistena si possa trovare una soluzione a breve nel reparto di terapia intensiva, di anestesia e rianimazione, perché significa essere delle persone incoscienti. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti.